Buonasera e benvenuti a questa edizione del TG di prealpina.it. In apertura una tragica notizia di cronaca. Una famiglia distrutta, due paesi sotto shock. Per la famiglia di Khalid Hassan il bilancio è pesantissimo. Nel terremoto che ha sconvolto la Turchia sono morti la moglie dell'uomo, 44 anni, e la figlia di 17 anni, che abitavano con lui a Busto Arsizio. Ma ad Antioquia sono morti travolti dalle macerie anche un'altra figlia che aveva appena dato alla luce una bambina, il marito e un altro figlio. Khalid Hassan era partito per la Turchia mercoledì scorso in grande fretta, con un lumicino di speranza, ma si è dovuto arrendere sabato. Stando alla ricostruzione, i corpi sarebbero stati estratti nelle ultime ore e i funerali saranno celebrati in Siria, paese di origine della famiglia. Restiamo in provincia di Varese, ma spostiamoci a Maccagno, dove un escursionista è rimasto ferito dopo essere scivolato su un sentiero ghiacciato. Vediamo il servizio di Massimiliano Martini. È intervenuto anche l'elicottero del 118 da Como, insieme con il personale del soccorso alpino, 19ª delegazione lariana, per soccorrere un uomo di 72 anni che si è infortunato cadendo mentre percorreva un tratto ghiacciato di un sentiero tra Garabiolo e Musignano, nel territorio di Maccagno, Compino e Vettasca. L'incidente è avvenuto alle 14:30 di oggi, domenica 12 febbraio, in un luogo particolarmente impervio. A lanciare l'allarme al 112 è stata la donna che era con lui. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo per una sospetta frattura a una gamba. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, allertati pure i carabinieri di Luino. E ora la politica, urne aperte per il rinnovo del Consiglio regionale. Si vota fino a domani alle 15, ma per il momento l'affluenza ai seggi è al minimo storico. Alle 12 di oggi la percentuale in Lombardia era infatti al 9,26%, comunque ben più alta che nelle altre regioni dove si vota, il Lazio, dove il dato era fermo al 7,49%. A Varese ha già votato il presidente uscente, Attilio Fontana, che si è presentato alla scuola Settembrini, nel rione di Velate. A Cazzago Brabbia ha invece votato il ministro Giancarlo Giorgetti, con la mamma. Con loro si sono presentati ai seggi l'8,25% degli aventi diritto in provincia, cioè meno della media regionale. E ora a Legnano. Addio all'ex sindaco Mauro Potestio, morto nelle prime ore di oggi all'ospedale di Como, dove era ricoverato. Potestio era stato sindaco di Legnano tra il 1 agosto 1990 e il 27 aprile 1993, quando la coalizione che lo sosteneva aveva voluto la crisi di maggioranza che aveva portato alle elezioni anticipate che avevano affidato la città a Marco Turri. 20 anni fa Potestio aveva creato il centro radiologico Città di Parabiago, dal 2002 punto di riferimento per esami e radiologie. La camera ardente sarà allestita martedì in municipio, la data del funerale non è ancora stata fissata. E ora l'economia. Questa mattina a Milano è stata inaugurata la Borsa Internazionale del Turismo, un'occasione per fare il punto sullo stato del settore. Nel 2023 il budget che le famiglie italiane intendono destinare ai viaggi crescerà fino a sfiorare i 2.000 euro, con un aumento di oltre 400 euro rispetto al 2022. Ma più di un terzo degli italiani, il 36%, è disponibile a superare la soglia dei 2.000 euro e arrivare fino a 2.400 per concedersi più vacanze nel corso dell'anno. Questi dati sono stati diffusi in concomitanza con l'apertura della BIT, avvenuta a Fiera Milano City. Per circa la metà del campione, 49%, viaggiare è il miglior modo per impiegare il tempo libero a disposizione. Veniamo agli spettacoli. Ieri sera si è chiusa la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco il servizio di Laura De Fendi. Ci sono i risvegli assonnati e le valigie da trascinare, dentro i vestiti per le grandi occasioni mancate, la musica da regalare e qualche sogno da inventare. Ci sono i rapper con le barre trasgressive, le sneaker esagerate e in mezzo sguardi bambini vestiti di inquietudine. Le guardie, i varchi, i pass, i pacchi bomba di un'anarchia disinnescata da lustrini e da profumi intensi. C'è il mare. A Sanremo c'è anche il mare, ma non serve, non è da inquadrare. Ci sono tutti e si sentono qualcuno e scivolano via con i tacchi in mano dopo la finale. Ci sono i trenini, i selfie, ma quello che è? Lascia stare e scatta, basta raccontare di essere stati qui per un momento, per una nota, un rimpianto. Sanremo sono i fan, le urla, i cori sotto i balconi degli hotel. Sanremo è il sogno da rincorrere e rinnegare. È la ribalta della TV nazionale con le signore che si indignano per le attese. È i tassisti rassegnati. Ci sono i giornalisti, con le loro gerarchie, la competizione, la collaborazione, e da lontano una redazione conquistare in collegamento alla realtà, che qui è così lontana. Sanremo è una pausa dalla guerra, è un argomento per cui chiacchierare, una scusa per mandare un messaggio lontano.
Sanremo è anche la musica che resta nascosta tra le strade e la stazione, quella vecchia da aggiustare. Sanremo è il Tenco, prima della finale, con le voci nude sulle corde e una storia gloriosa da onorare. Sanremo siamo noi, che lo abbiamo raccontato, condiviso, divulgato. Sanremo siete voi, che l'avete letto e lo avete immaginato. Sanremo è un segreto, perché ovviamente non diremo a nessuno che lo avete guardato. E ora lo sport, iniziamo dalla Serie C. Una buona Pro Patria ha pareggiato ieri a Trento, creando anche occasioni per vincere e comunque non subendo gol. Sentiamo le considerazioni del difensore Andrea Boffelli. Secondo me dovevamo dare continuità ai risultati. Abbiamo fatto, secondo me, tre vittorie importanti questa settimana e ci aspettava il varco, era una partita un po' così, che con tante assenze, siamo arrivati con tante assenze e adesso ancora di più perché abbiamo due squalificati. Però penso che abbiamo fatto una buona partita, potevamo anche vincerla e abbiamo avuto le nostre occasioni. Sicuramente il campo non ci ha aiutato. Abbiamo provato nel limite del possibile a giocare la palla, a provare con delle catene laterali, dei cross. Non siamo riusciti a far gol, però penso che non abbiamo neanche rischiato di prenderlo. Solo nel primo tempo una palla inattiva, poi il secondo non mi ricordo occasioni loro. Quindi ci teniamo stretto questo punto con un po' di rammarico perché secondo me si potevano portare a casa 3 punti. Passiamo ora alla Serie D, dove il Varese è stato sconfitto in casa dalla Varesina. Ecco il servizio di Silvio Tranquillini. È la Varesina a vincere il derby del Francoossola. Al Città di Varese non resta nulla in mano, se non la migliore prestazione stagionale che risulta però del tutto improduttiva. Colpa o merito, a seconda dei punti di vista, di un guizzo di Gasparri a metà di un primo tempo che i biancorossi hanno dominato, senza però riuscire a concretizzare l'imponente mole di gioco, protestando anche per un intervento sospetto in area di rigore da parte di Malvestio su Parpinelli. Nella ripresa è sempre il Varese a fare la partita, ma alla lunga i ritmi calano e le Fenici difendono il risultato soffrendo il minimo indispensabile. Quando a 10 minuti dalla fine Gomis viene espulso per doppia ammonizione, il Varese, pur con l'uomo in più, non riesce a trovare le forze per riaprire il match e deve arrendersi a una sconfitta che lascia solo tanto rammarico. Continuiamo con gli altri risultati della giornata di Serie D. Legnano Asti 2-0, Arconatese Desenzano 0-1, Caronnese Seregno 1-2, Fezzanese Castellanzese 1-0, Stresa Fozzano 3-2, Castanese Borgosesia 0-0. Stasera su prealpina.it i risultati, la cronaca e i tabellini dell'attesissima partita di basket tra OJM Varese e Olimpia Milano. E della partita di pallavolo femminile tra UIBA Busto Arsizio e Mega Box Vallefoglia. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Una buona serata a tutti.